amici di Deobus Game e dei videogiocatori della domenica. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di SmackDown vs. Raw 2008 di Deobus Game. E dopo di loro vi saluto anche io, e amici e amiche di Deobus Game e di Raw vs. SmackDown, anche se c'è anche l'ICW, però vabbè. Qui è l'artefice, Jackie, compagnia. Lo specialista, Michel. E dell'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo secondo episodio con la GM Mode. Questa sarà la Road to ECW One Night Stand. Pay per view di Peppino. Esatto. Come abbiamo potuto capire dai vostri commenti, le leggende dovrebbero sbloccarsi dopo che passeremo il giorno. Però tutti e tre dobbiamo attivarle. Abbiamo passato tutti. Io le ho attivate. Tutti e tre. Tu siamo sicuri? Cosa? Le abbiamo attivate la settimana scorsa. Ok, va bene. Quindi adesso bisogna iniziare con le rivalità. Quindi inizierei a comprare qualche storiella. Storiella. Mi raccomando, leggiamole prima di comprarle. Non so se ti ricordi. No, non ricordo. Perché? Rapimento, leggetela anche voi con me, così poi sapete anche voi. Sì, stiamo facendo la messa. Rapimento è la storia di due superstar e di una diva in pericolo. Ora pronobis. La leggenda ritorna. Una leggenda torna su ring in questa storia tra una leggenda e una superstar della WWE. Quindi qui serve una leggenda. Vedete che avete capito, Scontro tra titani. Questo scontro diretto può coinvolgere solo superstar della categoria heavyweight o super heavyweight. Ok. Ma che non ci sto capendo un cazzo a farlo così. Allora dai. Però divertente. Davide Golia. Questa storia coinvolge una superstar cruiserweight. Contro una della categoria heavyweight o super heavyweight. Fidanzata infedele. Fidanzata infedele è la storia di due superstar e una diva infedele. Brutta. Fenomeni da baraccone. È la classica storia della bella contro la bestia. Occorre far competere una superstar leale contro una sleale. E infatti è una stella, è orrenda sta storia. Queste non le leggo neanche, 1, 2, 3 stelle, dai. Che schifo. 1, 2, 3 stelle. Chi perde lascerà la Lega, ve la ricordate, ragazzi. Chi perde il match finale in questa storia di scontro diretto dovrà lasciare il rispettivo roster. E non è mai successo. Non è vero. Non è vero. Non stavo leggendo, stavo già dicendo non è vero. 1 stella, no? Ma leggi. Il più grande di tutti i tempi è una storia tra leggende WWE che ne contrappone scontro una leale e una sleale. Ed è una solo due leggende. Vendetta dopo infortunio. Questa storia classica parla di vendetta fra una superstar leale e una superstar sleale. Scontro tra cruiserweight. Questa storia di cruiserweight è una classica lotta contro uno tra cruiserweight leale e uno sleale. Non sono ancora finite. La Madonna. Contro ogni probabilità. La storia contro ogni probabilità è una lotta fra una squadra di superstar cruiserweight e una heavyweight. Non so. Allievo contro maestro. Questa storia classica narra di una sfida tra allievo e maestro. Richiede una superstar leale contro una superstar sleale. Adulare il GM. Il general manager non basta per risolvere i tuoi guai in questa lotta uno contro uno tra una superstar leale e una superstar sleale. No, ma ce ne sono tantissimi. Va bene. Sì, ragazzi, dai. Non è una lotta uno contro tre. La storia fazione diva è una lotta una contro tre. Una squadra di divi sleali. Classe versus volgarità. Questa classica storia racconta il disaccordo tra una diva leale e una sleale. Giusto?
Gelosia da diva. La storia diva gelosa è una lotta uno contro due. Ma cosa dici? Ma una squadra di diva sleali e una di diva sleali. Ok, io compro questa intanto. Comprare una vocale. Ah, ma posso scegliere una alla volta? Ma io non so neanche chi ho nel roster. Ah, ma leggiamo gli amici a casa che ci hanno proposto le rivalità. Allora, sì, ma prima di farle. L'amico Francesco Papagni ti propone Triple H contro Undertaker, Master e Booker T contro Shad e JTG, Chavo Guerrero contro Mr. Kennedy, Rey Mysterio contro Shawn Michaels, Torri e Kelly contro Michelle e Melina. Amico Andrea sì, Panza che c'ho, per Raw propone Undertaker contro Triple H, Rey Mysterio contro Shawn Michaels, Crime Time contro Kennedy e Booker, Melina contro Torri Wilson contro Kelly Kelly contro Michelle McCool, Masters contro Guerrero. Andrinto 96, ecco. Per i titoli di coppia JTG e Shad contro Shawn Michaels e Triple H. Ok. Titolo femminile Torri Wilson, Kelly Kelly, Melina, Michelle McCool. Ok, quelle che ho. I restanti se la conterranno per i due titoli maggiori WWE Intercontinental, Booker T, Kennedy, Rey Mysterio, Undertaker, Chavo e Chris Masters. Allora, intanto le copie lascio quelle che sono, quindi Triple H e Shawn Michaels li metto insieme e li metterò insieme. Me ancora contro JTG e Shad come i vecchi tempi. Rimangono quelle, non voglio separarli. Poi farò per il titolo massimo, farò Undertaker contro King Booker, sperando siano giusti leali e sleale. Scontro tra titani, classica. E vedi però che te le ho comprate tutte. Certo, perché tu prendi il pacchetto degli autori, non prendi le rivalità. Però perché me la fa scegliere così? No, pensavo non te la fa scegliere, lì ti fa leggere quali beh, sono. Per permetterti di leggere. Lui ti fa prendere gli autori, le rivalità, le ti prendi tutte quelle dello stesso autore. Chi perde lascerà la Lega, sperando che stavolta non sia veri. Perché? Basta, solo due. Andiamo con solo due, andiamo subito a rivalità. Ok, iniziamo con... Ma ne hai un sacco che non avevi, però. Alcune ce ne hai già di, di partenza. Allora sarà meglio che io non spenda soldi. Tag Team Patriottico. Non so se funziona, però. Adesso il Patriottico non può... Durata, allora... 4 settimane fino a Backlash. Dai, ci sta fino a Backlash. Vediamo se riusciamo a mettere insieme. Adesso sicuramente ci sarà Triple H cattivo, Shawn Michaels buono. Sicuramente, guarda. Clicca a destra, fai leale. Ah, sleale. Bravo. Devi fare sleale perché Triple H è sleale. Oh, giusto, giusto, giusto. Mentre dall'altra parte saranno sleali. Ma che culo, ragazzi. Devo andare subito su leale. JTG e Shad. Vogliamo se me la fa fare. Ok, bon, prima rivalità fatta, classica di Raw, la DX contro i Crime Time, perfetto. Ok, poi prossimo andiamo con il titolo massimo, Legend Killer ci può stare, durata 4 settimane, facciamo King Booker che è leale contro Undertaker che sarà leale, e non è sleale, io avevo già programmato tutto ragazzi. E... Ma sei sicuro che non abbiamo fatto leale e sleale la settimana scorsa? Sì, sì. Però io non ce l'avevo in mente quando l'ho io fatto. Io invece sì. Vabbè, tu sei avanti, io no. E via con l'altra. Poi andiamo con le Divas. 5 rivalità. Tag Team Patriottico, la DX contro i Crime Time. Legend Killer, Undertaker contro King Booker. La durata non c'è. È sì, lì 4 settimane. Perché è ancora iniziata. Poi patriottismo, Chavo e Chris Master, esordiente ingrato Re Mysterio e Mr. Kennedy, e chi perde lascia la Lega, abbiamo Kelly Kelly e Torri Wilson. Sarà contento Salvini. Perfetto, quindi le verità le ho fatte, le verità. Ora tocca a voi. Smackdown, CM Punk contro John Cena, l'amico Francesco Papagni. Poi gli Hardy Boys contro Carlito e Nitro.
Sabu contro Edge, Marcus Corvone versus MVP e Ric Flair versus William Regal. Qua ti... Allora, secondo me CM Punk contro Cena ci sta bene, come la Gen Killer. Naturalmente io ho 7 settimane perché il mio primo pay-per-view è Judgment Day. Andrea Panza propone SmackDown CM Punk contro Edge, lui invece. Ric Flair contro John Cena. Sabu contro Carlito. Hardy Boys contro Corvone e Nitro, scusami. William Regal contro MVP. Mickey James contro Ashley contro Candice Michelle. Ok. Andrinter invece. Jeff Hardy e Matt Hardy per i titoli di coppia. Pesi leggeri, Sabu, Ric Flair, Carlito, Johnny Nitro. I titoli maggiori, CM Punk, John Cena, Marcus Corvone, MVP, William Riga e le altre tre divas. Allora ragazzi, ho fatto, ho Legend Killer per il titolo massimo di SmackDown, saranno 7 settimane fino a Judgment Day, CM Punk contro John Cena, patriottismo per il titolo di Stati Uniti ci sta, pennello, il campione Cyborg Flair contro Johnny Nitro, chi perde lascia la lega tra Sabu e Edge, Sabu. E compagni agli esordi, perché purtroppo non riesco a fare patriottismo tra i fratelli Hardy e Corvone e Carlito. Vai CW con le rivalità. Ti leggo le rivalità che ti propongono, sì, però non va. Devi andare lì. Ah, è spento. Allora, Francesco Papagni ti consiglia Terry Funk contro Sandman, Batista contro Bobby Lashley, Kane e Snitsky contro Mark Henry e Umaga, Orton, Finlay e Kenny Dykstra contro Kali, Elijah Burke e Helms. L'amico Andrea Panza per i CW propone Terry Funk contro Sandman, Randy Orton contro Batista, Bobby Lashley contro Kane, Mark Henry contro Kali contro Umaga e Helms contro Finlay contro Dykstra contro Snitsky. Ah, ricordiamo anche che c'è stato un sondaggio fatto settimana scorsa nel video della scelta dei roster, dove abbiamo chiesto qual è secondo voi il roster migliore. Ovviamente chi vuoi che abbia vinto? Pepino in testa con il 44% dei voti, al secondo posto SmackDown con il 34% dei voti e all'ultimo posto Raw con 21%. È sleale? È sbagliato. Francesco Papagni, vediamo se lo fa lo stesso, però. No, non te la fa, Pep. Provo. Che di coccio, figa. Duro. Provare. È duro. È duro. È duro anche. Cioè, vuole mettere Kane e Snitsky insieme, che sono... E inizia la rivalità. Ma non ci posso credere! Ma non ci posso credere! Ma dai! Ma dai! Questa è Bobby Lashley. Ma dai, non si può. Cioè, c'ha anche questi bug. C'ha anche questi bug, la ICW. Cioè, ma non si possono, dai! Okay. Ma come fa? Dai. Ma già in partenza parte male sto ICW, dai! E non può, non può ti funzionare. Dico una stronzata. Non puoi fare Orton e Helms contro Elijah. In effetti, no, in effetti. Vai, vai, fai ok. Ma non ci posso credere. Legend Killer per il titolo. Che è Sabu, no, chi è Terry Funk e Sandman. Poi abbiamo coppia Kane e Dykstra contro Umaga. Kane e Snitsky contro Umaga e Mark Henry, Randy Orton contro Lashley Batista contro Lashley, Randy Orton e Dykstra contro Helms Elijah e Finlay contro Kali. Va bene, ok, fai B. Ok, prima attività ragazzi di SmackDown. Beh, campione lo mette a firmare gli autografi. Successo.
Solo un misero è solo fa lui, sarà un grande successo per forza. Guarda, i bug erano le attività, diventa il calendario. Punta tutto su Greca lì. Successo, meno 5.000, ma tu sei pazzo. Greca lì che non sa una parola di inglese, tu gli fai fare è giusto. Ti insegno a parlare, è giusto, ma costa tanto, 5.000 dollari però. Fuori testa, tocca a me, si inizia con lo show. Un indiano devi spendere. Match per il titolo, Tag Team Championship match, libero, 2 contro 2. Quanto è vecchi tempi questa, questa immagine, ragazzi. Match 2. Quindi, ragazzi, tutti i titoli in palio nel primo episodio, nel prima puntata di Raw, ragazzi. Raw is Renato. E si parte subito col botto, ragazzi. Primo match della serata. Shad JTG. Aspetta, devo fare ok. Sì. Primo match della serata. Shad JTG contro Triple H e HBK per il titolo Tag Team. Triplo. Ciao. Guarda che devi fare simula tutto. No, no, devo fare simula così. Ah. Oh my! Nuovi campioni di coppia, Shad e JTG. Prossimo match, Fatal 4-Way, Kelly Kelly, Melina, Tori Wilson e Michelle McCool per il titolo Women's di Raw. Melina. Io, anche se si scrive in maniera diversa. Eccola là. Kelly Kelly, ragazzi, e sconfigge a Tori. Ah, perché era fatta al follow. Sì. Prossimo match, match singolo senza titolo in palio, Mysterio contro Mr. Kennedy. Mysterio. E Kennedy vince 0-3, è una buona media la mia. Qua c'è il titolo intercontinentale in palio, le due stelle, le due stelle di Raw. Raw is Masters o Raw is Chavo, vediamo chi ci porterà a casa il titolo intercontinentale. Master sicuro. Ciao. E Ciao diventa campione intercontinentale. King Booker. E qua il primo traditore di Raw. Perché l'ho preso ancora io, che è stato il primo traditore di Raw? L'ho preso ancora, ragazzi. Come ho fatto? Starà perdendo. Come ho fatto a fidarmi? Come ho fatto a fidarmi di quello uomo lì? King Booker contro The Undertaker per il titolo. L'hai tradito perché sei andato lì. King Booker, sicuro. Però scontatissimo. E poi va via col titolo. The Undertaker. Roy is Undertaker. Roy is Taker. Ok. E una volta fatto ciò, tocca ancora a te perché è martedì. Devi fare la. Ok. Posso vedere già le stelle io qua del mio no, show? Secondo me sì. Puoi vedere le stelle. Ok. Andalla. 3 stelle su 5. Mamma mia, 2,5. Malissimo. È malissimo lo show. 2,5. Malissimo. 2,5 qui. 3 Mysterio e Kennedy. Master e Chavo 2. Mamma mia. Ma è Masters che non ha probabilità. Non è andato bene. 3. 3. Diciamo che non parte benissimo. Roa. Direi di far iniziare ad alzare la popolarità agli amici. Riposo relax, riposo relax, riposo relax, riposo relax, riposo relax, riposo relax. Cominciamo a annaffiarlo, che ha bisogno di crescere. Successo, più 2. Dai, non è male, più 2. Sì, sì. Meno allora, 500. Lo stesso evento benefico farò io, perché io tutti devo, all'ospedale, tu vai. Io devo potenziare i miei campioni. Il mio secondo campione è Ric Flair. Guardatelo, il cyborg. Lui va all'ospedale, è così. Incredibile. Siamo pronti per lo show ECW, ragazzi. Allora, vediamo. Abbiamo primo match apertura, Kali contro Finlay in un match submission. Va bene. Secondo match, tag team normale, Randy Orton e Hems contro Kenny e Elijah. Promozione calunnia per il tuo show. Terzo match, Hardcore
singolo, Batista contro Lashley, quarto match hardcore, Tornado Tag, Kane Snitsky contro Mark Henry Umaga, promozione per il main event, titolo Terrifying Sandman, Parking Lot Raw. Cali. Cali. Cali voi? Cali anch'io. Non me l'ha fatto. Mi schiaccerà. Sì. Cali. Orton. Kenny e Elijah. Un tag team normale. Kenny e Elijah. Batista Lashley. Batista anch'io. Li azzecchi tutti. Cazzarola. Kane e Snitsky. Kane. Hardcore. Kane. Sì, Kane anch'io. Manca uno. Sandman. E se perché dico Sandman anch'io, dai. 5 su 5. Nessuna mail, nessun infortunio. Le stelline devi andare sul calendario. Vai indietro. 2 e mezzo come me. 2 qui, 2 e mezzo qui. 3 Batista Lashley. 2 e mezzo questo. 3 e mezzo fa anche Sandman. Devi arrivare a 3. Invece no, rimani a 2 e mezzo. Vai a mercoledì e fai l'evento attività. Un'attacca, 3 tacche Sandman. Però... E 3 tacche Terrifying. Sono andato dentro, Sandman e Terrifying. Bene, al fare il... Main event, backstage world. Le popolarità qua sono... Scende Batista. Scende. Sale Bobby Leslie. Sandman. Sandman. Dai, Pepignone, quanto sei lungo. Vai a destra, fammi vedere se c'è qualcuno scontento. Ma dopo una settimana cosa volete che sia cambiato? Tutti felici? Tutti felici. Felici anche Terry Funk. Cioè, incredibile. Li vuole tenere belli, belli freschi. Ha paura, ha paura di perderli. Sì, ma perdi un sacco di popolarità, meno 15. Però, il campione è meno 15. Ma campione deve essere fresco. Cazzo, ma aveva una... No, aveva 3 di tacche. Vabbè, ma 3, ma vai avanti, rischiala. Cosa gli fai perdere 15 di... Ma tu sei pazzo. Chris Master 59 di popolarità, sei inguardabile. Ma dai! Più 5 fatica, però, Fatica 10, Fa niente, deve lavorare. È giovane. Ci avrà 21 anni forse. Allora, io devo portare sempre avanti tu non hai lo i miei campioni. Ce l'ho venerdì. Il grande successo non arriva. Tocca ancora a me e ho i fratelli Hardy, quindi aggiungerò un... Più 3. Sandman che va in ospedale a trovare qualcuno. Ad uccidere qualcuno. Grande successo, ovviamente lui non lo fa, lui fa grande successo, mamma mia, sì. Ma che culo della madonna. La settimana di Chris Masters questa, farlo grande successo, ma dai Cristo, tanto si è affaticato dal 20%. Vabbè, lo tiriamo a riposo settimana prossima. Tocca ancora a te perché è venerdì ed è il giorno del mio show. E chi faremo fare l'attività? La settimana di Masters. Poi ti tradisce, non so neanche perché. Successo più 2. Tocca a te, Pep. Dai. Più 5. Allora, siamo pronti finalmente col mio show. Io ho 4 rivalità, se non erro, e quindi mi rimane solo il match femminile. Ok, perfetto.
Questo è il primo match, non c'è la rivalità, ma ho tre divas e quindi triple threat che andrà avanti per mesi. Mickey James, Candice Michelle e Ashley Massaro, la fu compianta Ashley Massaro. Titolo Cruiser in palio, un match singolo, Sabu contro Edge. Poi facciamo un bel promo per citare il prossimo match, che è il Tag Team Championship, i fratelli Hardy contro Carlito e Marcus. Andiamo avanti. Il Cyborg contro Johnny Nitro per il titolo degli Stati Uniti. Il secondo promo che ci spinge al main event, dove CM Punk se la vedrà dall'assalto di John Cena. Bello. Parrebbe un discreto show. Eh sì. Ashley. Mickey. Come volete, non mi esprimo. Edge. Sabu. Sabu è il campione, eh. E rimane. Vabbè, io siamo a due. Campioni... Marcus e Carlito. Marchito e Carlus. Campioni sono i fratelli Hardy. Ecco. Ma io non, praticamente non ne azzecco. Campione, il Cyborg. Il campione è il Cyborg. Campione, ma è inutile che volevo. Sina. Aspetta, Sina. Si impara, rimane campione. Andiamo a non vedere. C'è nessuna mail. Vai a vedere i voti del tuo le show. Stelle. Tre. Vai! No, vinto lui. Due e mezzo. Tre. Quattro. John Cena, sì, è un punk. Allora, avanti. Andiamo un attimo a vedere chi scarseggia. No, defini... ah, okay. Di popolarità 59. MVP scarseggia 60. Allora facciamo Winner scarseggia di più ancora. Winner, ma c'è il riposo, il è povero sfigato, è stato l'ultimo. C'è il riposo, non credo tu possa, perché il povero devi simulare Winner fino a lunedì, se non mi sbaglio. Perché Raw 2%, SmackDown 2%, ECW 2%. Vai a martedì, a lunedì. Hai dei messaggi non letti. Io ho. Attenzione, ho paura ai fortuni. Iniziamo già malissimo. Dai. Pochi soldi! Non ci posso credere. Prova pubblicità per restare a galla. Incredibile. Siamo alla prima settimana. C'è già pochi soldi. Dai, calmo. Aspetta. ICW invece. Devo fare promo dopo pubblicità. ICW. Ma sono mia, eh. E la facciamo fare a William Riga. Ma non ha niente di popolarità questo. Grande successo! Più 6.000, Madonna attenzione, santa! Attenzione! Questa roba. Pochi soldi. 0% io ancora. Pochi soldi! 0%! È già fallita la ICW. No, faccio un po' di... Fucking W! Come faccio qua adesso? Le leggende? Prrr! Col cavolo che le comprate? Ma adesso possiamo andare a vedere se si possono. Credo di sì. Dio, hai 445.000 dollari e non è che ne hai 12.000. Infatti, quindi sperperali un po', va. ECW! ECW! 0%! 2! Tu! Anche tu? E lui no. Rimane a zero anche qui, è come un litro a noi. Se io... faccio questa, prendo prendi i soldi? Sì, prendi i soldi tu, chi? Fatto anch'io adesso. Li prende McMahon. Ho preso 6.000 dollari. Grande successo ha fatto. Successo più 3.000. 3.000. Più 20% di fatica, non so se rendo l'idea. Attenzione! Ci siamo, ragazzi! Guarda quanto Mick Rude, The Rock, Roddy Piper e Steve Austin. Guarda quanto costano. Bredare e Rick Rude, pesi leggeri. Dio, non costano. C'ho un milione! No, è quasi due. Scusate. Cosa mi prendo? Cosa mi porto a casa? Ne prendo uno, cioè uno alla volta, cioè non è che ne prendo tre, cioè lascio anche a voi la possibilità di scegliere. Due per uno.
Sì, ho capito, però se facciamo una roba giusta, prendo uno io, Sì, ma tanto uno poi voi, arrivano. uno io, uno te, uno te, uno io, uno te, uno te. Vabbè, dai. Cioè, non facciamo. Quindi io sono indeciso tra The Rock e Steve Austin. Io ho già scelto i miei due che prenderò. Immagino uno che abbia una voce strana. Quindi, The Rock, ragazzi, è pronto a draftare e andare. La prova è a segno. A Ro. E The Rock ha pronto la strada a Ro. Boom! E vi lascio a voi la prossima scelta. Power 25, ragazzi. The Undertaker! Sale e va in prima posizione dalla quinta posizione. John In Cena seconda secondo e Ro posizione secondo rimane. John Cena, terzo Triple H, HBK, quarto Rey Mysterio, Ric Flair sale in quinta posizione. E Terry Funk Terry Funk precipita. scende, Edge scende, Randy Orton rimane lì, Bobby Lashley sale, JTG e Shad salgono, CM Punk e Marcus Corvone rimangono lì, Sabu sale, Batista scende a 13, com'era primo, com'era primo, com'era primo! 0% ECW Kelly prima Kelly posizione. sale, Mr. Kennedy scende. Matt Hardy e Jeff Hardy salgono, Elijah Burke scende, Kane sale, Shedman sale, Umaga scende, King Booker e Torri, che non manco io li metto insieme, loro scendono infatti, Carlito scende, Chris Master ragazzi, piano piano sale, Mickie James era anche fuori dalla top 25, Chris Master, è entrato 23, Mickie James sale e The Great Khali sale. Vediamo per chi vincerà Vediamo. la power di ogni volta. www.com era, se non mi No, era sbaglio. sempre lì. Mese della settimana, CM Punk John Cena, Sì, ma c'era la giustamente. power. Numero Ovviamente. fan SmackDown più 150.000 ECW. Ascolti, 2 stelle e mezzo, questo lo sapevamo già. La prossima volta non guardiamo le stelle subito, ma le guardiamo qua. Raw, ascolti, 2 e mezzo. E SmackDown, ascolti. 3 Aspetta. esatto, vediamo i fan. ECW fan 2970, Raw fan 2890 e SmackDown. Ma non è giusto. Ovviamente Main Event non è di SmackDown, ma è perché è sempre così a destra. E l'ho capito l'ultima puntata, Non l'ho è visto. così, SmackDown. Vediamo, vabbè, i fan li abbiamo appena visti. Siamo solo all'inizio, ragazzi. Vai a Guardate vedere la power quanta di strada ogni. dobbiamo fare ancora. Vediamo se le rivalità sono rimaste o mi sono già saltate. Ok, sono rimaste, però ho anche The Rock. Quindi è un po' un casino qui Vabbè, intanto inserirlo. Non lo tienilo un inserisco. attimo, ma mettilo subito in rivalità. Ok, Raw è pronto. Quindi abbiamo King Booker accompagnato da Torri contro Undertaker accompagnato da Kelly Kelly. Take Aspetta. care. Poi Ah. abbiamo Mysterio contro Mr. Kennedy, The Rock nuova Superstars, Melina contro Michelle, HBK Triple H contro Shad e JTG, promo pubblicità e main event Master, Chavo e The Rock in un triple threat.